Quando a Venezia scelsi di guardare Goliath, un film che non uscirà mai da nessuna parte, rispetto a Blond che avevo prenotato, quindi prima visione quasi a Venezia, anteprima mondiale, anche se c'era stata la sera prima, però per il grande pubblico era l'anteprima della mattina successiva, mi sono detto, ma forse sto sbagliando, avevo qualche scrupolo. Poi guardando il film mi sono reso conto su Netflix uscito oggi che ho fatto più che bene a non guardare Blonde a Venezia. Sarebbe stato uno spreco perché questo film mi ha molto molto deluso. In realtà neanche troppo, perché non avevo alte aspettative. Io ho un odio profondo verso il biopic come genere perché è tendenzialmente di parte e non funziona. Spesso è didascalico in favore del protagonista. Penso a Bohemian Rhapsody. Spesso tempi molto lunghi perché devi mostrare tutti gli attimi della vita senza fare una cernita. Questo Blondo, oltre ai soliti problemi del biopic, ha anche due altri problemi grossi: l'arroganza del regista, che vuole davvero sembrare il nuovo Stanley Kubrick, e una storia, una trama, una vita che appare completamente retorica, didascalica, noiosa. E se per la prima mezz'ora ci facciamo incantare dal lato tecnico e dal buon uso della fotografia, che cambia, ma non in termini cronologici, ma in termini di emotività, quindi dal bianco e nero al colore, un colore però più acceso, un colore più scuro in certe scene, un bianco e nero leggermente diverso in altre. Quindi questo è forse l'aspetto migliore del film che ho di aver apprezzato. Per il resto, tolti i costumi, le location, l'aspetto visivo, se vogliamo, i particolari, scenografie così, che funzionano, ma il resto è assolutamente insufficiente per me, una sconfitta su tutta la linea, perché quando tu prendi un mito di questo genere, devi smontarlo pezzo per pezzo, ma per cattiveria, perché non vogliamo empatizzare con quel tale? No, perché dobbiamo noi spettatori fare il confronto fra il mito e la realtà. Il film vorrebbe anche farla questa cosa, perché ti mette al centro la vera persona, cioè Norma Jane. E invece no, perché abbiamo una Norma Jane che è completamente idealizzata. Quindi smontano un mito per crearne un altro? Ma no, io volevo sapere di lei. Perché? Qual è il problema? Che nonostante ci siano gli anni 50 e questo giustifica solo in parte il femminismo super becero che quest'opera ha, nonostante sia appurato che la Monroe veniva sessualizzata al tempo come star di punta e veniva considerata forse la bella che non sa recitare, cosa che però venne smentita dalla sua vita perché farà dei corsi di recitazione nella seconda parte e per lavorare con Wilder. Devi essere un minimo brava, se no mica ti chiamano, mica il bagaglino. Allora, già questo. Ma il tema, del fatto che lei sia sfruttata è completamente al centro del film. Quindi abbiamo non una Marilyn Monroe intelligente, una donna in carriera, come ha fatto, poi come è stata, no? Ma è una poverina che per tutto il tempo piange, si fa usare. E cade in questo mito romantico della donna che non può fare altro che cedere all'uomo ricco, bianco, cattivo. E questo è terrificante perché ti costringe fin dall'inizio. Spoiler, diciamo. Perché è una vita di una donna. Cioè, è la vita di una donna, non è che chissà cosa sia. I primi 20 minuti, senza andare troppo nello specifico, ti costringono, è una prova. Una manipolazione quasi del regista stesso che ti dice: tu non puoi criticare Marilyn Monroe. Io ho usato un taglio pietoso, paternalistico, che vuole sottolinearla come, definirla come martire, quindi Maria in croce, se si potesse fare. E quindi tu non puoi criticare questa mia scelta perché nei primi 20 minuti ti dimostro che lei è pazza e non è colpa sua. Nella vita vera non funziona così. Noi possiamo avere, certo, delle grosse difficoltà per come siamo cresciuti, per come siamo nati, per le nostre opportunità, ma abbiamo sempre delle scelte. E quando tu in una storia decidi di prendere il punto di vista del, ah, sono
sono stata pazza tutta la vita perché non è colpa mia, quindi sbaglierò ancora, ma voi dovete sostenermi comunque, allora abbiamo un problema. Perché il tutto è retorico, didascalico e si collega con il 2022, perché questo qui è un biopic che vuole sottolinearti attraverso mille pretesti, quali l'Hollywood degli anni 50, il periodo, la madre di lei, eccetera, eccetera, argomenti e momenti della vita scelti accuratamente, evitando altri che avrebbero potuto renderla più tridimensionale, rendi Marilyn Monroe una macchietta che, poverina, rappresenta la donna del 2022 negli anni 50. Wow! Tac! E politica abbiamo fatto. Com'è facile fare politica nel cinema ormai? Basta inserire certi argomenti. L'unico momento spiraglio di luce, indovina con chi ce l'ha? Con una coppia di fratelli, diciamo, che sono ovviamente omosessuali. Non c'è un uomo bianco, tranne il marito che viene visto per, non lo so, 10 minuti, che le dia supporto. Non c'è mai un incontro bello che ci faccia capire la sua figura a 360 gradi. Questo perché l'opera di Andrew Dominik è retorica, didascalica, fatta per farsi applaudire dalla critica. Soprattutto se il film dura 2 ore e 40 e il materiale che hai doveva bastare per 90 minuti. Perché non è che venga approfondito poi la vita della donna. Sappiamo che si sposa, che perderà un bambino, che quando andava dal President, Mr. President, veniva stuprato. Questo ci dice il film. Sarebbe stato interessante fare un discorso all'Eva contro Eva, cioè lei appare in un modo, ma in realtà è una giocatrice di questa scacchiera chiamata Hollywood. Quanto sarebbe stato intrigante con lei che gioca con la sua figura. Invece così ne esce un ritratto alla Spencer, un film che ho odiato profondamente. Dove, poverina, poverina, poverina. Tutto questo perché lei è troppo bella. Ma altre attrici in quel periodo erano troppo belle e usavano questo a loro vantaggio. Lauren Bacall, penso. La prima che mi viene in mente. Proprio la prima. Donne che hanno fatto la storia del cinema, eppure anche la storia della recitazione. È triste. Perché la Monroe ha imparato un pochino a recitare, per me non è una grande attrice, però ha imparato a recitare. E forse all'inizio della carriera era così, ma poi c'è stato uno sviluppo che non viene neanche preso in considerazione. Si capisce che lei lavora lì perché è raccomandata. Forse all'inizio era anche così, ma poi lei è stata brava a crearsi una carriera. E allora non riesco a capire quale fascino ci sia in una storia come questa. E torniamo al lato tecnico. Basta davvero un bianco e nero? Basta davvero un montaggio un po' disordinato, così, meno classico per dirci: oh, film d'autore bellissimo! Basta davvero una bellissima Ana de Armas, inespressiva perché fa sempre quella con gli occhioni grandi? E io lo dico, Ana de Armas è stata bravissima nei film dove non fa la figona, che è il 90%, e che lei è troppo bella, quindi in un certo senso il regista ci ha preso, perché ha la stessa cosa. Infatti, cosa ha detto Ana de Armas? Sono stata sessualizzata in questo film, sono consapevole di questo, perché ci sono scene volgarissime che finiranno su YouPorn. E perché sì? Perché sì? Perché se al centro mi metti la sessualizzazione del corpo in una chiave presunta drammatica di critica sociale che non c'è, perché è tutto farlocco, la gente si ricorderà per quelle due o tre scene. La scena sul finale con Mr. President, si ricorderanno tutti, si ricordano lei allo specchio con le tette da fuori, perché il film non si fa ricordare per altro. Perché se io dico Lars von Trier Nymphomaniac, ci sono un sacco di nudi. Alcuni diranno è la scena del treno, sicuramente la scena del treno, ma il film è talmente pieno di contenuti che tu ti ricordi anche dell'altro. Qua lei verrà ricordata, sarà il ruolo più importante della sua carriera. A me dispiace perché è una brava attrice. The Informer, Blade Runner 2049, ha fatto diversi ruoli dove è brava, ma qua fa la figona, mezza nuda.
per questa presunta critica sociale che il nostro Andrew Dominik vuole dare, ma che non dà. Ma siamo nel 2022, è una donna bella, ricercata dagli uomini, e per forza una santa dove viene sfruttata. Che in parte è vero, sia chiaro, ma non mettermi il focus del film solo su quello. C'è molto di più da raccontare su Marilyn Monroe. Molto di più. Niente, niente. Quindi, ragazzi, per me è un disastro, perché la durata poi affossa tutto. Fosse durato 90 minuti, 110. Dici, vabbè, ok, tutto sommato, guardabile quasi. Dura 2 ore e 50. Ma vi rendete conto?